abbiamo fatto anche un'ottima partita, abbiamo fatto un buon calcio fino al gol che abbiamo preso a fine primo tempo, abbiamo fatto una disattenzione e siamo andati sull'1-1, poi abbiamo cercato di rimetterla in piedi, però non siamo riusciti perché abbiamo trovato un Picerno bello solido in difesa e con i cross che facevamo e le imbucate non siamo riusciti a trovare lo spazio. La bella un po' sciupone? Beh sì, diciamo che abbiamo avuto un'occasione anche con Burzio di fare gol, di andare di nuovo in vantaggio, però ci sta, si sbaglia nel calcio e Pablo è un ragazzo che fino adesso ha fatto 12 gol se non mi sbaglio, quindi non si può dire nulla. Questo mal di trasferta continua? Sì, continua, è stata una nostra pecca, diciamo un po' per tutto il nostro percorso. E non riusciamo a fare questo salto di qualità e cerchiamo di migliorare gli errori che facciamo e settimana per settimana cerchiamo di migliorare in questo. Lo otterrete fino alla fine? Questo sicuramente, fino a quando non ci sarà il giudizio ben definito e deciso, non suderemo la maglia fino alla fine e cercheremo in qualsiasi modo di arrivare più in alto possibile. Capitano, come già il collega, c'è stata la quinta sconfitta esterna nelle ultime 6 trasferte. Ti sta mancando un po' il calo di rendimento a centrocampo, dove si vedono un po' di palle perse nelle ripartenze? No, quello no. Devo contraddire quindi questa cosa qua, perché stiamo bene fisicamente e penso che oggi la partita l'abbiamo vinta anche in tutte le seconde palle che cadevano. Sono stati errori di disattenzioni, sempre di testa, individuali. Anche forse di cattiveria negli ultimi 16 metri? Poi si sbaglia e ci arriviamo tante volte nell'area avversaria, quindi è normale sbagliare, non possiamo fare ogni volta gol. Però è normale che se sei cinico le partite le porti a casa. La partita di oggi vi dà occasione di riflettere in vista delle prossime giornate. Quali gli obiettivi? Gli obiettivi, ripeto, è sempre di dare il massimo, di arrivare il più in alto possibile. Il campionato è ancora aperto, daremo il massimo fino alla fine. 1-0 iniziale, poi 3 gol.